E questa è l'ultimissima clip. Anche perché l'ho già rifatta, perché non riesco a starci con il tempo e non ce la faccio più. Allora, gli ultimi tre telefilm di cui voglio parlare sono americani, in questo caso. E sono, il primo è Bored to Death, come l'ho detto, Bored to Death, ovvero annoiato a morte. E questo ve lo consiglio proprio caldamente. E, tra l'altro, ho appena letto un articolo. Ne ho letto un articolo. Ma come parlo? Ho letto un articolo riguardante questo telefilm sul Venerdì di Repubblica, perché credo che stia per uscire anche in Italia. Non mi chiedete dove, perché tanto io non li guardo in televisione. La televisione per me potrebbero anche macerarla, mandarla proprio. Tanto non mi interessa. E questa è proprio recentissima, del 2009, ed è ideato. Ideata la serie da un vignettista opinionista della New York Press che si chiama Jonathan Ames. E il protagonista di questa commedia, sì, commedia, sitcom noir, tra virgolette, ma noir, sarcastico, ironico, scanzonato, è Jonathan Ames, cioè proprio colui che l'ha ideata. Ha creato questo personaggio che si chiama proprio come lui, che però ovviamente è un po' romanzato, fittizio. E il personaggio è interpretato da Jason Schwartzman, che se voi conoscete Wes Anderson, sicuramente conoscete anche lui, perché ha fatto tutti i film con Wes Anderson. Tra parentesi, ultimo film di Wes Anderson di animazione, Fantastic Mr. Fox, consigliatissimo. Chiusa parentesi. E quindi, tornando a Bored to Death, sottotitolo Investigatore per noia, perché cosa fa questo tizio, questo scrittore nella commedia, nel telefilm, è uno scrittore che anche lui è un po' nichilista, un po' così, un po' questo intellettuale, un po' la Woody Allen, che si annoia a morte e per noia mette un annuncio su internet per fare l'investigatore, pensando che nessuno lo chiamerà mai. E invece lo chiamano e inizia a tempo perso a dedicarsi a questa cosa. E quindi ovviamente si caccia in delle situazioni assurde, pazzesche. E lui gira sempre con questo suo amico che fa il vignettista e che, per capirci, è l'attore quello cicciottello, simpatico, di Una notte da leoni, si chiama Hangover, Una notte da leoni, mi sembra. E si chiama, questo devo leggerlo, Zach Galifianakis. Ricordatevelo voi, mi sfido. Dunque, e niente, c'è questo suo amico, e poi l'altro personaggio del trio è l'editore, è questo vecchio, insomma, questo uomo sulla sessantina, di mezza età, dai, non vecchio, sulla sessantina, che fa l'editore, che è fuori come un caco, perché gli piace un sacco andare a feste, fuma marijuana, cioè, proprio un personaggione, anche lui. Questo è, ne hanno fatto una stagione soltanto che è già finita, di 8 episodi, però veramente guardatela perché merita, merita, merita. Poi, un altro di cui voglio parlare è Modern Family, anche questo è dell'anno scorso, 2009, vero? Sì. E questo ve lo consiglio perché è molto carino, è anche coccolo, diciamo così, però anche questo è buffo, fa ridere. Sagace, no? Queste battute un po', ma la particolarità è che non è la classica sitcom, ma è girata secondo la tecnica del docu-fiction, anzi del mocu-fiction in questo caso, si chiama proprio così, ovvero del documentario, diciamo, tra virgolette, ovvero non c'è cioè una sola telecamera e la ripresa è fissa, cioè questa telecamera con la ripresa fissa e i personaggi che parlano direttamente alla telecamera. Ma non solo, cioè non è tutto così, non è solo tipo guardare il video su YouTube. Dovete vederlo, è molto particolare. E non è nauseante, perché tipo io non sopporto i film anche girati con questa telecamera a mano, queste cose tipo Cloverfield o tipo Strega di Blair, mi fanno proprio venire nausea fisica, cioè nel senso magari sono bellissime, l'idea è bellissima, ma non riesco a vedere queste riprese così più o meno come quelle che faccio io. E che vi fanno sicuramente venire crisi epilettiche. Comunque, questa, anche di questo telefilm Modern Family, c'è
ancora attualmente soltanto una stagione, che è ancora in corso, con previsti 22 episodi. E l'ultimo di cui voglio parlare, sperando di farcela, è United States of Tara. Di questo io so che è uscito in Italia, penso su Fox, non vorrei sbagliare perché appunto, ripeto, non li guardo in televisione, ma anche questo lo consiglio caldamente in lingua originale. È del 2008-2009, a cavallo, e la storia è molto particolare perché è la storia di questa mamma, madre di famiglia casalinga, che praticamente ha un disturbo della personalità multipla, ma la cosa particolare è che lei diventa nell'effettivo delle persone diverse, cioè lei diventa improvvisamente una persona diversa, completamente diversa. E infatti ci sono tre ruoli, tra virgolette, ruoli che lei interpreta, ma non è che li interpreta, nel senso che lei proprio improvvisamente diventa un'altra persona. Uno è Buck, il reduce del Vietnam. Uno è Alice, la casalinga degli anni 50, quindi che parla anche tutta così, e una è T, la teenager ninfomane. E vi assicuro che vedere questa attrice, che è Toni Collette, e se non la conoscete, io già la conoscevo prima, ma dopo che ho visto questo telefilm, ragazzi, dà i brividi da quanto è brava. È un qualcosa di incredibile. Però il filo conduttore di tutto il telefilm è che lei ha smesso di prendere i farmaci che prendeva per non avere questi disturbi perché vuole assolutamente scoprire qual è stato l'episodio nella sua infanzia che le ha provocato questa cosa, perché è stato uno shock, un trauma che lei ha subito che non si ricorda, che le ha provocato questo disturbo psichico. E quindi lei è alla ricerca di questa cosa. La serie è ideata da Diablo Cody, che è quella di Juno, la sceneggiatrice di Juno, e in collaborazione con Steven Spielberg. Quindi è una produzione con i contro BIP. E vi dirò una cosa, io Juno non l'avevo apprezzato, anzi proprio non mi era piaciuto zero, mi aveva lasciato proprio il vuoto. Mi spiace per chi l'ha trovato interessante, spiegatemi perché, perché magari non ci sono arrivata io, a volte una cosa non ti piace perché tu non hai una certa sensibilità, magari un'altra persona riesce a darti una spiegazione. Io sono sempre qui pronta a carpire, a cogliere. Comunque, Juno non mi era piaciuto, quindi quando io e il mio ragazzo abbiamo iniziato a vedere United States of Tara, avevamo la puzza sotto il naso, si disse, vabbè, vediamo che cosa è riuscita a fare questa ritardata. E invece, tanto di cappello, cioè Diablo Cody con questo telefilm ha fatto qualcosa di veramente ottimo, ben fatto. Quindi ve lo consiglio. Ora taglio corto perché gna faccio manco in questa clip. Vi mando un bacio, fatemi sapere se già avevate visto qualcuna di questi telefilm, se ne avete altri da consigliarmi. E baci multipli a tutti e vediamo se riesco a fare la dissolvenza con la mano.